Radio 1 Musica, l'Italia in diretta, Sandro Fioravanti. Con Stefano Pucci, buonasera Stefano. Buonasera. Buonasera, buonasera. Stefano Pucci, che è il presidente dell'UISP Lombardia, nonché responsabile per l'UISP delle politiche per la salute e l'inclusione, che insomma sono due elementi fondamentali. Allora, prima di andare nel dettaglio, no, a raccontare quello che in qualche modo è stato il mutare del rapporto fra istruttori e atleti d'età, come dire, ginnasti d'età in tempo di pandemia, mi piace ricordare che insomma lo sport, soprattutto quando si dà in alcuni luoghi, nelle periferie delle grandi città, ma non soltanto, diventa anche un modo per, passami il termine Stefano, sanificare, no? Per rendere più legale. Poi lo sport porta legalità, porta coerenza, porta valori, porta moltissime cose, soprattutto in alcuni luoghi delle nostre città, ed è quello che in qualche modo tu hai vissuto in prima persona per anni. Ah, assolutamente sì, noi siamo convinti che l'attività sportiva, quella di base, quella sociale, come dici tu, nelle periferie, nelle città, ha un valore sociale altissimo, anche di salute, oltre che a tutte le cose che dicevi prima. Quindi continuiamo a insistere su questa strada, perché crediamo che lo sport dilettantistico non solo ha avuto e ha avuto anche in questo periodo di tragica pandemia, ma avrà anche in futuro un ruolo centrale nella ricostruzione del tessuto sociale e soprattutto nelle grandi città. È un elemento fondamentale. Tra l'altro, a questo si aggiunge per esempio un'idea che qualche anno fa avete avuto e che in qualche modo aiuta, no, a declinare tutto questo anche laddove non c'è una palestra, un po' la palestra, non c'è un campo, non c'è una pista atletica, non c'è una piscina, ovvero lo sport fatto nei cortili, nei quartieri, nelle piazze, nei luoghi dove è possibile avere un poco di spazio. Sì, come associazione di promozione sociale noi cerchiamo di diffondere l'attività fisica, sportiva, motoria ovunque sia possibile. L'idea della ginnastica nei condomini, che tra l'altro adesso abbiamo portato all'attenzione dell'Europa e quindi stiamo costruendo un progetto europeo su questo modello, ci ha permesso di entrare nelle case delle persone, di portare la ginnastica sotto casa e quindi di creare un contesto anche nei condomini di riduzione dei conflitti, di costruzione di relazioni, di amicizie, e sicuramente questo incide anche nella qualità della vita. Lo credo, insomma, per fare un esempio, no? Dice, siete in un condominio, magari 3-4 palazzine, avete al centro, no, un luogo comune, ecco, cioè voi vi mettete d'accordo, chiamate l'UISP nella fattispecie e loro vi mandano un insegnante, magari potete fare, non so, pilates o ginnastica o qualunque altra attività, magari anche in orari differenti per fasce d'età, no? Quindi non so, la mattina sì, i più giovani e la sera i più anziani, o viceversa, credo, forse meglio. Sì, di solito il mattino si sfrutta con gli anziani. E poi nel pomeriggio ci sono i ragazzi dopo l'orario scolastico, i bambini, la sera ci sono gli adulti con tante attività differenziate, ma oltre diciamo allo sport noi cerchiamo sempre di costruire una rete e quindi di coinvolgere anche altre associazioni più di carattere magari culturale, diverso dal nostro, per integrare l'offerta e quindi per rendere vivi davvero gli spazi comuni dei condomini. Allora, in tutto questo arriviamo a quella che è stata, no, l'esperienza durante la pandemia. Allora, molti istruttori, soprattutto quelli che insomma lavoravano con le persone più anziane, chiusa la palestra, hanno continuato ad avere un rapporto con i loro allievi, passami il termine. Sì, assolutamente sì, noi abbiamo continuato, gli istruttori hanno continuato, io li devo ringraziare perché sono stati veramente meravigliosi e continuano ancora oggi a tenere i contatti e le relazioni con i loro allievi, soprattutto con i più anziani e soprattutto con quelli in condizioni più di isolamento sociale e di fragilità. Oltre ai video di ginnastica che abbiamo costruito e che abbiamo mandato a tutti, pubblicato sui nostri canali social, noi abbiamo dato l'elenco di tutte le persone con i numeri di telefono e ogni istruttore ha dedicato qualche ora al giorno a chiamarli, perché a volte basta semplicemente una mezz'oretta di chiacchierata per cambiare la giornata a una persona sola, e quindi hanno svolto secondo me una grandissima funzione sociale, e non solo
anche uscendo di casa, andando ad aiutarli con la spesa, con i medicinali, insomma sostituendosi davvero a un familiare, ecco, per cercare di dare una mano e dare un supporto in questo periodo di isolamento che è stato veramente difficile, soprattutto nella grande età. Sì, io magari più che sostituire un familiare, no, userei il termine diventando un familiare in qualche sì. Cioè in questo senso lo sport si declina, no, anche in questo, in un rapporto che muta, che diventa un rapporto un po' più profondo, un po' più, no, di legame umano. Assolutamente sì, noi puntiamo tantissimo sull'aspetto relazionale, credo che sia l'elemento che davvero può fare la differenza in un contesto sociale, ripeto, come il nostro. Quindi sì, molti diventano veramente familiari aggiunti, considerati come dei figli, come dei nipoti dagli anziani, e viceversa, devo dire che questa attenzione è stata tanto, è partita tanto dagli istruttori anche, quindi sono stati coinvolti, si sono autocoinvolti in una maniera veramente straordinaria, e ripeto, credo che l'elemento di valore aggiunto, di solidarietà, sia l'aspetto che è emerso, ecco, in questo triste periodo e che debba essere valorizzato. In ogni caso lo sport conferma in questo senso l'elemento, no, di umanità, è un tratto che è distintivo di tante, come dire, di tanto darsi, no? Perché uno fa sport soprattutto in alcuni luoghi, soprattutto per alcune fasce d'età, mi riferisco soprattutto ai più giovani e ai meno giovani, per creare qualcosa di differente, no? Non soltanto per avere un buono stato di forma, che è cosa comunque molto rilevante, ma probabilmente anche per creare un rapporto che altrimenti non sarebbe. Sì, la qualità della vita si migliora certamente attraverso il movimento, l'esercizio fisico, lo sport, l'allenamento, ma si migliora anche sotto l'aspetto relazionale, quindi avere attenzione ai bisogni delle persone e dedicare loro un po' del proprio tempo, soprattutto per chi ha più bisogno, è l'elemento che davvero rende migliore la qualità di vita delle persone. Assolutamente sì. Hai qualche episodio particolare che ti ha colpito particolarmente? Ma guarda, io racconto di un nostro istruttore giovane, ecco, uno che è entrato da poco nel circuito, ovviamente che ha concluso i suoi percorsi di studio e che quindi abbiamo potuto coinvolgere nelle nostre attività, che ho visto particolarmente toccato, ecco, da questa possibilità di dare una mano in più, quindi oltre il proprio ambito professionale, davvero mi raccontava, ci parlavamo al telefono qualche giorno fa, di un impegno continuativo in tutta la giornata, quindi la sveglia, il video, l'uscita di casa, la spesa, il ritorno a casa, un altro video, poi di nuovo l'uscita per andare in farmacia, ecco, si sente proprio riempito le giornate, mi diceva, da questa attività che gli ha dato un'enorme soddisfazione, perché il ritorno che questi ragazzi e queste ragazze hanno avuto dalle persone con cui sono state in stretto contatto, diciamo, virtualmente o comunque che hanno sostenuto un po' in questo periodo, è stato veramente incredibile, quindi anche dal punto di vista emotivo un coinvolgimento molto forte che sicuramente sarà il fondamento della ripartenza, ecco, credo che questo possa essere l'elemento che ci dà una prospettiva di luce, di serenità e ci fa guardare avanti con entusiasmo, ecco, anche in questo momento difficile, perché questi, il futuro, ecco, si costruisce da queste cose, quindi credo che possiamo essere non solo soddisfatti del lavoro che come associazione di promozione sociale, ente di promozione sportiva abbiamo fatto in questi mesi, e credo che ci toglieremo delle soddisfazioni quando riusciremo davvero a intravedere una ripartenza concreta.
Diciamo che intanto qualcuno ha capito che darsi agli altri, no, è gratificante, che è già una cosa buona. Assolutamente sì. Allora Stefano, grazie infinite, buon lavoro per quello che sarà il periodo che insomma andiamo ad affrontare, no, verso l'estate, con ci auguriamo i campi estivi che potranno tornare ad essere, e perché no, anche la ginnastica in cortile. Campi estivi, ginnastica in cortile e ai parchi, mantenendo le distanze di sicurezza, ma mantenendo anche le relazioni sociali. Quindi noi siamo pronti a ripartire e non vediamo l'ora di rimetterci in moto. Grazie ancora Stefano. Grazie. Grazie a Stefano Pucci, che è il presidente regionale della Lombardia, dell'Unione Italiana Sport per Tutti.